L'annunciata stretta del governo per le violenze sui sanitari è arrivata. L'esecutivo ha approvato il decreto legge in Consiglio dei Ministri che prevede innanzitutto un aumento delle pene fino a 5 anni per chi danneggia beni materiali suppellettili delle strutture sanitarie, introduce l'arresto in flagranza, comprese quello differito entro le 48 ore, per chi le commette violenze o minacce al personale sanitario. Per far scattare le manette si potrà ricorrere a materiale videofotografico e per questo il decreto prevede l'adozione di linee guida per potenziare i sistemi di videosorveglianza. Il decreto introduce multe fino a 10.000 euro per chi produce qualsiasi tipo di violenza e distruzione di suppellettili o ambienti nelle strutture sanitarie. La norma arriva dopo le decine di episodi che si sono verificati da nord a sud negli ultimi mesi. È un forte effetto deterrente, commenta il ministro della Giustizia Carlo Nordio. È una cosa intollerabile che chi lavora con grande sacrificio in ambulatori e pronto soccorso venga aggredito e malmenato in ambienti essenziali come quelli ospedalieri. L'intenzione è di prevedere nella prossima legge di bilancio una norma che ovviamente avrà adeguata copertura finanziaria per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle parti delle strutture sanitarie maggiormente interessate da aggressioni. Abbiamo dato un'altra risposta concreta a tutela dei medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari e sociosanitari, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci, spiegando che il decreto è immediatamente applicabile.